La banca non è fallita per questi Zamparini, che erano garantiti. Zamparini. È fallita perché ha fatto delle porcherie lei. Ha e capito. La Banca d'Italia si deve vergognare a non dare i soldi ai risparmiatori. Allora, no, le porcherie, che dice Zamparini, prego, sono di due tipi. Sono una, quello che raccontava nel servizio, cioè dare molti soldi a degli imprenditori. O a progetti, non imprenditori. Mi faccia parlare. Progetti. No, se lei è ignorante non la faccio però parlare. Aspetti, Zamparini, un conto aspetti. È dare soldi per andare al casinò e un conto per realizzare posti di lavoro. Sì, però aspetti. È un debitore della Popolare di Vicenza. Sì, ma dove li ho messi quei soldi? Ma non mi interessa. Come non mi interessa? Zamparini, però aspetti. Ma io voglio che tiri via l'ideologia che c'è nella testa. Però aspetti, Zamparini, faccia una cosa, si calmi perché è un po'... Tanto lui avrà il tempo di rispondere, parlare. La faccia dobbiamo parlare, spiegare. No, però se lei parla, dobbiamo, esattamente va bene, dice. Guardi che io Zamparini, non ho detto nulla, Zamparini, però io sono un imprenditore. Ho detto Zamparini, due parole. Zamparini, stavo non ha neanche iniziato a parlare, si calmi un attimo. Oh. Stavo spiegando agli spettatori che le porcate a cui lei faceva riferimento sono di due tipi. Una è dare soldi a chi non ha titolo di prenderli. Non so se è il suo caso, non conosco il suo progetto, non lo so nel dettaglio, ma è successo evidentemente, se no non si creano le sofferenze che sono quando si prestano soldi a qualcuno che non li restituisce. La seconda porcata di questa storia è che alle stesse persone a cui venivano dati i soldi, quei soldi andavano per i loro progetti, per quello che era, e una parte servivano a comprare azioni della Popolare di Vicenza, così risultava che la banca era solida perché risultava avere del capitale, che non era capitale perché vero, era capitale, che erano sempre fatto, gli stessi no, soldi. Beh. Che gira, no, l'ha appena detto che l'hanno fatto con lei perché... L'ho comprato con i soldi miei, non con loro. No, i loro sono andati a chi mi ha venduto il terreno. Se le hanno dato 50 milioni. Per comprare il terreno. Sì, ma lei ha sempre quei soldi girano, se quei soldi ne ha spesi 6, 10, quelli che sono per comprare le azioni. Di là. E dei miei ho comprato le azioni. Zamparini, lei ha preso dei soldi della Popolare di Vicenza, contestualmente, che siano gli stessi soldi e altri poco importa, ma no, contestualmente importa? Ha comprato azioni della Popolare di Vicenza. È vero o no? È vero o no? L'ha detto lei? L'ha sì. Detto lei. Okay. Queste si chiamano operazioni baciate, non si possono fare, vengono fatte di nascosto rispetto al mercato perché è un imbroglio. Posso dire una cosa? È un imbroglio. Un imbroglio okay? Grosso. Posso dire una cosa? Ma per cui lei Barisoni. È stato, diciamo, complice. Barisoni. A seconda che sia un'estorsione o una complicità. Io ho messo i soldi miei. La domanda è, se lei non ci metteva quei soldi, glieli davano i 50 milioni o no? Se lei, diceva io non compro neanche un'azione... Non dati prima, no, sicuri. Glieli chiedevano indietro. Perché lei ha comprato l'azione Popolare di Vicenza? Loro mi hanno fatto il finanziamento. Poi, siccome avevano liquidità, si sono fatti mettere 25 milioni di polizze assicurative che avevo io sul suo conto. Ma... Mi sono fatti mettere, mi hanno fatto comprare delle azioni a me della Popolare. Che io ci credevo. La domanda è perché per un friulano comprare... come me, la Chiesa... No, ma dai, 6 milioni di azioni... Non mi faccia così. Uno non le compra perché è friulano 6 milioni di euro di azioni, le compra perché... Perché è una banca e ci credevo. Non può dire di no. No, ma... Perché, allora, lei non prendiamoci in giro. Lei è giovane. Scusate. Mio padre non avrebbe firmato neanche una cambiale. Le azioni della Popolare di Vicenza, chiunque volesse saperlo, sa che sono sopravvalutate. Valutate dal 2001, perché le prime ispezioni della Banca d'Italia... Io faccio l'imprenditore. Ma lei è un imprenditore. Scusate, fermi, guarda, fermi, ring, gong, fermi. Barisoni, mi dai, aiutami a capire... Quando vuole, no. Venga a vedere i miei progetti. Zamparini. Col suo giornale, aperta la porta sempre, venga a vedere. Zamparini. E veda i numeri, Zamparini, e poi parla. Zamparini, la prego, okay. Abbiamo tempo.